da Davide. Vani, sei contenta? Mm-hmm. Eh? E te cosa fai da Davide? A Roma, siamo venuti a Roma a bruciare i capelli dal nostro parrucchiere che era venuto in Sardegna da noi, giusto? E che cosa fai tu? Hai già idea di cosa fare? Sì? O facciamo una sorpresa? Non lo diciamo? Ok. Cosa facciamo, amore? Una ciocchetta? Colorata? Sì? Allora, Anastasia, hai scelto il colore rosa? Come la ragazza che te li sta facendo? Amore, non era in programma questa ciocca, vero? Siamo venuti da Davide e ci ha fatto una sorpresa. Sei contenta che torni a casa con una ciocca rosa? Così quando vai a scuola? Così quando vai a scuola e le tue compagne diranno: ma dove sei andata? E diciamo che siamo venuti qua da Davide in via dei Pallacorda 12 a Roma a fare i capelli, perché Davide è il nostro parrucchiere di fiducia, vero amore? Cosa stiamo facendo? Una manicure? Ma che brava! No, allora ci trasferiamo a Roma noi. Sì, 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 sì. Anche tu? Che colore facciamo? Blu. Blu? L'avete già fatto? Ah, mi sono persa un pezzo. Vediamo un po'. Ci siamo quasi. Sì. E le manine, vediamo un po'. Ma che bello. Ma sei un'altra bimba. Ma è possibile, no? Ma avvengono i miracoli nel periodo di Natale. Guarda la manicure, fammi vedere un po'. Non le vedo, giramele bene. Che bella che sei. Adesso aspettiamo di vedere la ciocca colorata, ok? Vanessina, vieni un attimo. Senti, ma a te cosa è caduto ieri sera? Un lentino, eh? Ed è arrivato il topolino? La fatina di Roma è arrivata. È una gran fatina è arrivata stamattina. E adesso hai la ciocchetta decolorata e adesso mettono sul colore rosa, ok? Vuoi vedere? Guarda che bel colore, che adesso si schiarisce però, eh? Diventa un bel, non rimane proprio così fucsia, ma è bellissimo comunque, anche se fosse. Vuoi vedere? Sei curiosa? Qui abbiamo invece un'altra signorina che fa la manicure, eh? Tu che colore lo metti, lo smalto blu? Giusto, mi sembra giusto. Allora, come? Con i glitter. Con i glitter? Wow! Poi glieli facciamo vedere a Valentina allora, ok? Bello, vero? Sei pronta? Stiamo diventando blu. E tu sei rosa, eh? Anche questo diventa più chiaro, dopo quando sciacquiamo come rosa. Ovviamente abbiamo le manine abbinate. Certo. Mettiamo ancora un po'. Più scuro. Più scuro? Ha scaricato troppo prima? Fai vedere le mani, Vane. Wow. Ma siete bellissime, torniamo a Novara che non vi riconoscono. Wow ragazzi, fa vedere, mamma mia. Eh sì, siamo quasi amore. Dai, non svegliamo ancora troppo. Ciao Davide. Ma ciao. Vediamo, così non c'è più. Wow. E così c'è. Meraviglia. Che capelli. Un matto. Un leone, Vanessa. Non vuole proprio prendere questo colore a te? Si fa desiderare?
Brava però, sei brava, col tuo cioccolatone che non lascerai più. Wow, ma sono bellissime. Ti piacciono? Sei contenta? Eh? Sei stupenda, fammi vedere le unghie anche. Ce l'abbiamo fatta, amore? Non voglio ancora guardare però. Tu hai già visto? Sì? Vediamo un po' la ciocca di Anastasia. Wow, amore! Eccola ma qua. Che meraviglia! Ma secondo me a Novara non ci riconoscono più, è uguale al rossetto? Sì, infatti stavo notando la stessa cosa. È uguale anche alla spalla. Il rossetto è anche molto simile alla maglietta che indossi. Tutta in tinta, complimenti. Grazie, grande, grande. Grazie a voi, grande, grazie a voi. Bellissime. Sono asciutti bene e poi siamo pronti a fare questa ripresa perché devo fare un lancio indietro forte forte adesso, vero? 1, 2, 3, lancia! Sei bellissima, sei troppo bella. Mi dammi il dentino. Me lo date? Lasciamo il dentino come ricordo. 12 o'clock midnight. Allora bimbe, bimbe, avete la pancina vuota? Non ti riempire di grissini, sai perché? Perché siamo in un locale di Roma, da Clotilde, dove si mangia la carbonara più buona del mondo, non di Roma, del mondo. Adesso l'assaggiamo, Vanessa, e poi mi dirai se quello che dicono è vero, ok? E lui è il cameriere più bravo del mondo. Ciao! Mi hanno detto che qua si mangia la carbonara più buona del mondo, giusto? Esatto. E non solo, in effetti ho visto delle pietanze che... Io credo che la madre è benissimo. Gli occhi rossi ora buoni. Gli occhi rossi lui è top. Bene, bene. Com'è? Com'è questa carbonara? Buona. È veramente buona? Buonissima, vero? E la signorina cos'è successo? Raccontiamo cos'è successo? Tanto per cambiare, perché nei nostri video c'è sempre una tragedia. Guardate un po' cos'è successo ad Anastasia. Vediamo se... Eccolo! È caduto un dentino. Ma tu lo sai che quando cadono i denti a Roma la fatina è molto, molto, molto generosa? È un pochino più generosa di quella di Novara. Devi vedere. Fammi un sorriso. Sei bellissima. 2 hours later. Allora amore, siamo tornate a casa. Brava, hai fatto il pancake. Siamo usciti bene? Sono bruciata. Allora, siamo tornati a casa. Abbiamo viaggiato tutto il pomeriggio per le vie di Roma. Abbiamo visto il Colosseo, la Fontana di Trevi. Abbiamo buttato la monetina. Ah sì, questo orso è stupendo. E perché noi siamo in via dell'Orso. In questo appartamento c'è appunto un orso gigante. Che è mio? Sì. Allora, fai vedere la tua ciocca di capelli che abbiamo fatto da Davide in via di Pallacorda 12 a Roma. Ragazzi, Mi raccomando, andate a vedere. Andate a visitare il negozio di Davide e fatevi i capelli perché sì, sono guardatevi. Sì, sono molto bravi. In via di Pallacorda 12 a Roma. E anche il suo staff, le sue ragazze e il ragazzo che lavora per lui sono bravissimi e simpaticissimi. Ed è a Roma, via di Pallacorda 12 a Roma, Brava amore. In centro. Parrucchiere Davide De Luca. Brava amore, sì. Adesso andiamo a dormire e domani ci aspetta una super giornata, ma non dire dove. No. Allora, superare. Tu non fai vedere la ciocchetta? Guardate che bellina che la sta. Si stavano per ammazzare, tanto per domani cambiare. Alle 9 di non sera. Non posso riprenderla, giù. Domani alle 9 di sera, ragazzi. Che cosa? Domani alle 9 di sera stiamo per arrivare a casa finalmente da Gasper, povero gatto. Alle 9 del mattino. Andiamo in quel posto alle 10 e finisce alle 12. Adesso Anastasia le prende, ragazzi, le prende, le? Guardate che casino che c'è, ragazzi, scusate ma siamo molto, ma tu mio balletto, non abbiamo scarpiere, mi lungo qua perché non posso guardarti, non posso farti vedere perché sei in mutande, fai vedere. Va bene. No, non va bene, non ti riprendo. Voglio vedere la tua ciocca, poi metto giù perché voglio andare a dormire. Io, ragazzi, mi sono un po' ammalata, devo dire la verità. Fa vedere, vieni qua, stai ferma.
Guardate che bella anche quella di Anastasia. Ma non ce la fa vedere Anastasia. Va bene, allora. Vanessa. Vane, dove sei? Ci vediamo domani mattina. Tomorrow. Vane, dove siamo? Sul pullman panoramico. Stiamo facendo un tour di tutta Roma. In alto. Sì, siamo al piano superiore. Allora, oggi non dovevamo fare questo, vero? Dovevamo fare un'altra cosa. Cosa dovevamo fare? Andare al villaggio. Dovevamo andare al villaggio di Babbo di Natale. Ma non siamo andati perché stamattina pioveva tantissimo e quindi abbiamo preso questo pullman in attesa poi di prendere il treno e tornare a casa. Ti sta piacendo? Sì. È carino, vero? Sì. Almeno vediamo anche un po' Roma. Sì, infatti. Ani? Ani? Ciao. Ciao. 6.5 hours later. Bambine, vacanza finita! Oggi abbiamo fatto il tour, abbiamo preso un sacco d'acqua, vero? Perché quando siamo scesi dal pullman pioveva di rotto. Adesso dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Siamo a Palermo! Dove siamo? Siamo in Italia! Siamo a Roma! Siamo a Roma in stazione e stiamo per prendere l'aereo! Il video finisce qua. Attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video.